credo solo in una sia importante non solo per la storia della letteratura ma anche per la storia delle arti figurative russe, benché si tratti di un fenomeno non adeguatamente studiato e valutato dagli stessi storici dell'arte. Per esempio, i pittori russi solevano affermare scherzosamente che se si fosse raccolto tutto ciò che essi avevano dipinto a Capri, la superficie dell'isola sarebbe stata completamente coperta. Altri ironicamente sostenevano che ogni 8 pittori ci fossero 16 proprietari di alberghi. Solo nella collezione privata di Gorky si trovano appunto circa 70 opere di artisti di diversi correnti in qualche modo legati a Capri, ed è difficile enumerare quanti siano vissuti nell'isola di Sorrento e Capri. La comunità russa a Sorrento rifletteva nel suo microcosmo, a volte trasformandoli, tutti gli aspetti della vita artistica russa. Quanto detto riguarda soprattutto il periodo dell'inizio degli anni 10, quando assieme a rappresentanti della vecchia scuola, Riepin, Nesterov, a Capri giunsero la gioventù artistica russa. Si trattava di studenti e borsisti dell'Accademia Pietroburghese, tra i quali appunto c'era Garbatov, Brodsky, che abbiamo prima citato, i coniugi Falileyev, Cheptsov, Schlein, Zenkov, Kravchenko e i diplomati dell'Istituto di Pittura, Scultura e Architettura di Mosca. Ma erano anche maestri affermati e rappresentanti delle correnti più recenti come membri dei gruppi dei simbolisti. C'erano membri dei gruppi dei simbolisti della Rosa Azzurra, Sujeikin, Ulianov, i cubo futuristi come Gancharova, Burliuk, Marievna, Varabiova, Stebietskaya e molti altri. Era il momento di preparazione alla mostra internazionale che si sarebbe tenuta a Roma nel 1911 e che avrebbe visto un'ampia rappresentanza di artisti russi. È difficile sottovalutare il ruolo di Gorky nel sostenere la gioventù artistica russa. Giunto nell'isola nel 1800, dove dice Gorky ama vezzeggiarsi letteralmente con gli artisti. Sostiene gli uni incitandoli al lavoro, fa riposare gli altri perché raccolgano le proprie forze. Quasi ogni giorno. Non lo voglia Dio, soffrende. Come fa? L'interesse dei lavori anche delle frange più estreme di pittura come i cubisti e i futuristi. In quanto raffinato maestro, ed estremamente sensibile al genere paesaggistico in pittura e nella grafica. Colleziona scrupolosamente paesaggi di Capri e Sorrento nella sua collezione, rappresentati da nomi illustri. Egli cerca in pittura un'immagine di Sorrento e di Capri adeguata alla sua propria visione artistica. Se per i pittori che visitavano Sorrento e Capri era importante raffigurare lo stesso Gorky, rappresentare il suo ritratto, per lo scrittore valore e significato particolare acquista proprio il paesaggio caprese e il sorrentino secondo i ricordi di Zalatariov.
Alexei Maximovich conosceva perfettamente tutti questi artisti adottati dal golfo napoletano, che ammirava il lavoro di cui soprattutto ammirava il modo in cui raffiguravano il sud e ne era soddisfatto. Amava seguire come procedevano i loro lavori e non di rado si autoinvitava a visitare gli studi nel pieno del lavoro, prima della fine di ogni, quadro. E tuttavia, per quanto spesso Alexei Maximovich si infiammasse per lavori dei pittori russi, una completa soluzione di un compito difficile era, secondo lui, rendere il sud nei colori, e non lo trovava quasi mai soddisfacente. Il sud affascina sempre più Gorky nella lettera, ad esempio, a Pishkov, e gli scrive: qui è sorprendentemente bello. Una sorta di fiaba infinitamente varia si svolge di fronte a te. È bello il mare, l'isola, le scogli, la gente. La gente non rovina queste impressioni di spontaneità. Si direbbe che Gorky trova qui quel paesaggio che nella sua anima e che trasformerà molte delle sue opere create a Sorrento e a Capri. Sulle cartoline ci sono vedute dell'isola e lui annota: qui tutto fa venire voglia di disegnare. E Gorky stesso disegna il sud, tornando alla possente stilistica e figuratività della sua prosa giovanile. Disegna, tra virgolette, il paese del sole, il paese della luce e dell'elemento marino, colmando il suo paesaggio composito, associandovi coerentemente un programma simbolista. Le sue tinte sono intese a aromaticamente solenni. Egli cerca di trasmettere la forza del colore e della luce. Gorky è simile a un antico adoratore del sole. Incontra e accompagna il sole sulle vette del Monte Solaro, dove conduce i suoi numerosi amici, tra cui Garbatov. Ama particolarmente raffigurare il paesaggio del sonno, dal sonno alla veglia, e la furia dei colori al tramonto, l'imbrunire e quando ci sono gli ultimi raggi del sole. I suoi scaschi abitari, racconti d'Italia, nati a Sorrento e a Capri, sono un inno riconosciuto al sole e al mare. Nel cielo, nel mare, nell'anima c'è silenzio. Si vuole sentire come tutto ciò che è vivo canta silente la preghiera a Dio Sole, giacché esso è fonte di vita e felicità. Il paesaggio solare nei bozzetti letterari di Gorky è misurabile, è inesauribile. Nel suo serrato scambio con i pittori, lo scrittore pare cercare un'immagine plastica, paesaggistica, equivalente alla propria concezione del mondo. Ma dove sono queste città dai colori forti, chiari, variegati, accesi? Dov'è questo regno utopico di luce solare e di felicità?